basta famiglia, un'altra cosa di mezzo. E ci tengo particolarmente a iniziare con una domanda che non mi sono posta alla puntata prima. La nazione del fuoco sta attaccando. Ok, ma Aang non ha ancora imparato il dominio dell'acqua. What the fuck? Cioè, il primo libro è acqua per un motivo. Ma ok, appattacca, dai! No, se ne va. E Aang e Katara su una nave nemica. Va bene. Combattono mentre Sokka dà indicazioni. No, perché pure lui se ne va a spaccare i comandi della nave. Va bene, peccato che io credo ci sia una flotta. Quindi che cazzo hai risolto? Boh, se ne vanno. E infatti flotta, che piano di merda, raga. Airesuko! Quest'ultimo sta per andarsene su una barchetta. Sempre fissato con l'onore, ovviamente. Vuole riprendersi l'avatar parte 3724. Sta per andarsene, ma prima momento Fils. Tuo figlio sarebbe fiero. Oh, abbraccio e si va. Ci vediamo presto. Il trio torna per dare informazioni. Allora, saranno qui tra un'ora e sono 1000.000. Fatto l'aggiornamento. Ok, rafforziamo le difese. Katara ha qualcosa in mente. Airo parla con il generale stronzo ed è confuso. La nave migliore che abbiamo non guida l'attacco. Certo, perché questa nave qui si aprirà un nuovo varco nella tribù. Una sola nave a fare questo. Io ho roba speciale in mente. E gli fa vedere... What? Ma è piccina. Potrà portare poca gente. Vero, ma dovrebbe servire allo scopo. Che scopo? Boh, le altre navi attaccano. E shit, sì, mi sa di guerra in cui siete fottuti, tribù dell'acqua. Ma questi si difendono. E Katara va a implorare di combattere. Non è il momento, femmina. Vi serve aiuto? Katara, ma vacci a cazzo duro e sti cazzi di sto stronzo. No, perché non è solo lei che vuole lottare. Esercito di femmine pronte. Ok, questo non c'era nel cartone, ma è un cambiamento che mi piace, non lo nego. Vogliono tutti proteggere la nostra casa. Bene, andate al lato occidentale. Mi piace, lo hai preso in un momento di crisi per ottenere ciò che volevi. Top strategia. La principessa a cazzo cammina. Devo difendere il popolo. Se schiatto sei la mia erede, eh. Ok. Sokka, vai con la principessa e proteggila. Dai, eh. Andiamo avanti con la guerra, è fighe le femmine che lottano. E il maestro ha mandato anche dei rinforzi a Katara. Figo, lei è al comando. Finalmente cacci un po' di carattere. Ancora non sei minimamente all'altezza della Katara del cartone, ma migliori. Andiamo sulla nave ed è notte. Boss, i dominatori dell'acqua prendono il loro potere dalla luna. Piena stasera, eh. Che giornata de merda per un attacco. Ci prendiamo una pausa fino all'alba? No, perché quella non è solo una luna, ma la luna di ghiaccio. Evento speciale. Caccia una cosa e flashback. Ci sta un'oasi nella tribù dell'acqua, dove ci stanno gli spiriti dell'oceano e della luna, che appaiono nel mondo fisico e sono mortali in un preciso giorno. Diamo per scontato quando c'è la luna di ghiaccio. E coltello. Ok, abbiamo capito dove stiamo andando a parare. Zhao, vuoi alterare il mondo degli spiriti uccidendo lo spirito della luna come un coglione? Mi sa di sì. E a causa di questa luna, io immagino, Aang può vedere a cazzo l'avatar Kuruk. Ma che minchia succede, io boh. E l'ex avatar lo avverte del casino che sta per fare Zhao. Io credo di essere davvero confusa, ma ok, c'è della coerenza in tutto quello che succede, quindi va bene. Andiamo oltre. Disastri per la guerra e mamma rischia la morte, ma what? Aspetta, lo aiuto io. E la principessa porta a cazzo proprio Sokka proprio in quell'oasi. Ma cosa? Cioè, tu ti allontani dal tuo popolo in guerra per salvare Momo? Cioè, non per qualcosa, io adoro Momo. Ma che stai facendo, vero? È qui che lo spirito della luna mi ha curato quando ero malata. E cura Momo! Portare qui, tipo, anche tutti gli altri dominatori feriti? No, priorità a Momo, va bene. E vediamo la nave stramba di Zhao che si avvicina, ma andiamo invece da Zuko. Arrivato pure lui, invece no. Torniamo da Sokka e Yue, che si nascondono vedendo la nave. Airo, aiutaci a trovare gli spiriti, eh. Aang sta andando pure lui verso quell'oasi, ma arriva Zuko. Tu verrai con me, bro. Cambia registro, ti prego. Ho di meglio da fare. Ci pensa Katara e via. Aang poi, convinto che Katara lo batterà. Certo, anni e anni di addestramento di Zuko contro... 2 settimane di Katara? Certo! Combattono, combattono. Lei se la cava fin troppo bene, posso dirvelo. E lo intrappola, ma serio. No, ok, si è liberato. E di là, già ho trovato gli spiriti. Generale, non fare il coglione. Serve equilibrio, bla bla bla. Non interferire con il mondo degli spiriti. Lo sai, non vorrebbe questo.
Ma sti cazzi, perché io ho intenzione di diventare il signore del fuoco e cattura lo spirito Eclissi. Ci hanno messo l'effetto ad oro. E arriva Aang che depone le armi. Allora, parliamone, dai. Tu vuoi comandare il mondo, ma se ammazzi lo spirito non ci sarà un mondo da comandare. Dai, lascialo, io vengo con te. Bro, ma sti cazzi, sto spirito dà potere ai dominatori dell'acqua. Che potere avrai tu se io eliminerò il dominio dell'acqua? Beh, ragionamento sensato. Infatti anche così coglione che sta zitto, non sa proprio che dire. Ed è Airo a mettersi in mezzo per salvare lo spirito. Anche Aang ci prova, ma troppo tardi. Eliminato, no! E la luna scompare, ufico. E i dominatori non riescono più a dominare. Mentre le navi arrivano, shit, musica e sirene nella merda. Infatti inizia la devastazione, città invasa. Da effetto Glissi a effetto anni 50, ok. Oh, Katara ancora tieni testa a Zuko. Va. Comunque, raga, io non sto dicendo nulla, ma tutta sbagliata sta puntata rispetto al cartone. Però, cioè, non mi fa schifo, sinceramente. È lineare, c'è della coerenza negli avvenimenti, quindi tutto a posto. Aang che ancora non domina l'acqua, unico punto che è davvero de merda. E insomma, la luna è morta, e con lei la speranza. Aang i sensi di colpa, fissa l'altro pesce. Entra a cazzo proprio nello stadio di Avatar. Bro, adesso ho detto che mi stava andando bene la puntata, quindi non famo cazzate. Che sta combinando? Credo stia tipo dando la vita per lo spirito. Boh. È immerso e... Fico. Ah, ok, perché quell'altro era lo spirito dell'oceano. Quindi si è tipo fuso con lui o una cosa del genere per attaccare la flotta. Ma non esiste più. Riunione a cazzo su Quairo. Ok. Zio, minchia succede? L'avatar è arrabbiato poco poco. Diamocela! Oh, ok, Katara è viva. Anche lei si gode lo spettacolo e la guerra continua. Il fuoco ci prova a distruggere il mostro, ma la vedo dura. Zuko incontra Zhao. Lo elimino! E via l'attacco! Sei vivo? Un'esplosione per uccidermi. Mi sottovaluti. E continuiamo la lotta. Traditore! Codardo! Vai di fuoco, di pugni, dagli tutta Zuko! E in effetti lo sconfigge. Spero che tu sappia che sai. Non ti riprenderebbe mai. Il signore del fuoco ti sta usando solo per motivare tua sorella. Oh, io contenta. Mi sono alleato con Azula per tutto questo tempo. Zuko triste. No, amore mio. Wow, fa quasi per ucciderlo sto stronzo. Però si salva all'ultimo. E come il codardo che è, fa per attaccarlo alle spalle. Mairo lo elimina. Sì. E la guerra continua. Lo spirito dell'oceano viene attaccato. Ma nada, pare proprio indistruttibile. Katara lo fissa. Fissa Aang mentre fa una strage. Aang, devi tornare, ti prego. Yue spiega che ormai tutto è perduto. Lo spirito dell'oceano cercherà in eterno lo spirito della luna. Romantico. A meno che Yue bacia Sokka a cazzo proprio e lo blocca. Ma what? Perché va a sacrificarsi. Lo spirito della luna risiede in me. Posso restituirgli la vita. Frasi melenze sulla bellezza dell'essere mortali, sti cazzi. Il punto è che la principessa si sacrifica per il suo popolo. Mentre Katara continua con le frasi cringe a Aang. Yue entra in acqua, cede la vita. E la luna ritorna. Lo spirito dell'oceano la vede. Katara continua a parlare, ma io passo oltre. E anche Aang torna. Sì, ci sarebbe ancora una battaglia in corso, ma no, dai, tutti a fare pausa per guardare il ritorno dell'Avatar. E comunque mi sa che ormai le navi sono poco poco andate. E infatti, la guerra è finita. Gente è ferita, gente è morta, distruzione ovunque. Wow, è morto pure Han, mi dispiace. Aang corre, anzi vola. Dove? Boh. Sokka e il padre di Yue piangono per la principessa. Bro, un compito avevi, proteggerla. Ma Yue è testarda e fa le cose come vuole lei. Perdonato. Anzi, bravo che sei rimasto al suo fianco. Il maestro stronzo si loda con Katara. È andato tutto distrutto, ma ripareremo tutto, dai, un po' di stucco e via. E grazie, Anche se ora è una valanga di nuovi dominatori da addestrare. Mi dai una mano? Nah, devo viaggiare con l'Avatar. Deve ancora imparare il dominio dell'acqua, certo. Cioè, nel libro 2 che si chiama Terra glielo fate imparare meglio, boh. E il regalino, acqua della nostra oasi. Mi invito a tornare quando vorrai. Zuko e Airo se la danno. Che famo adesso? Boh, zio, senti. Sono stanco.
Oh, era pure ora, riposati un po'. Angie in lacrime a guardare la devastazione. E i due lo raggiungono. È colpa mia, hai rotto! Basta! È una guerra, la gente schiatta. Non è colpa tua. Noi dobbiamo solo pensare a cosa fare per aiutare quanto possiamo. Insomma, è anche un attimo l'ora di liberarsi del passato. Ecco, pensiamo alle prospettive future. Imparare l'acqua, no, prima pausa pranzo, ho fame. Bravo, Sokka! E ci spostiamo di nuovo dal fuoco, da Ozai, che riceve tutte le notizie della sconfitta catastrofica. Sti cazzi, il nord non era il vero obiettivo. Perché ci siamo presi? Oh, Mashu, no! Abbiamo quasi preso tutto il regno della terra. Il nord era un diversivo. Shit! Asola ormai è al comando di un battaglione, proprio quello che appunto si è preso Mashu. Viva la nazione del fuoco! E altra piccola parentesi su un congegno. Ci siamo quasi. La cometa sta per tornare. Greve! Ma davvero la serie finisce così invece con i tre? Wow! Comunque, io direi approvata, regà. Cioè, sincera, non avrei dato un centesimo a sta serie, ma tanto contenta che mi sia piaciuta. Alcune cose davvero... No, inutile che mi ripeto su cosa, penso di averlo fatto fino allo sfinimento. Ma non male, dai, voglio vederla la seconda stagione, voglio TOF! Promossa! Ogni tanto Netflix ce la fai, e a sto giro ce l'hai fatta!